Cari amici del web, ciao a tutti, la buona serata, siamo al 12 di aprile 2017. Questo, come vedete, è un PWM, o meglio un regolatore di velocità. Qui si regola la velocità del motore. Le entrate sono, vediamo se la mette a fuoco la macchina, ecco, a destra abbiamo il positivo, l'entrata della batteria power, nel mezzo, diciamo, subito a sinistra il negativo, poi che sarebbe positivo, negativo, questo qui mi sembra dire, ecco, positivo in uscita e negativo in uscita. Praticamente questo qui è 1200 mA e ho pensato, con un fusibile di sicurezza, come vedete qua, ho pensato di, con il regolatore l'ho già detto, di metterlo nella distribuzione dell'energia delle bare, quella del nuovo sistema idrogeno, perché penso che sia eccessivo, per vedere di smozzare un attimo i consumi e soprattutto evitare che vada troppo in elettrolisi, che possa troppo scaldare l'acqua e poi a sua volta assorbire molto, con la speranza che questi dissipatori siano in grado di sopportare questo contatto. Cosa dire? È un rischio che sto correndo, del tipo, tanto sono 13 euro di roba, ordinato su Amazon, come tutte le cose, non c'è un Cristo di marca, non c'è un accidente che ti spacca, che ti dice chi lo fa, perché così, secondo me, questa è una strategia, diciamo, di responsabilità che si vogliono levare dalle balle i cinesi. C'è un LED, come vedete qui, per la, chiamiamola, dichiarazione di accensione, sicuramente l'alimentazione, vai a capire, non lo so, adesso non l'ho ancora provato perché è arrivato l'altro giorno, anzi è stato velocissimo, non pensavo che fossero così rapidi, e appena un minuto lo monterò. Questo sarà un altro aggeggio che aspettavo prima di fare tutto il montaggio, chiaramente dietro il relè, sia in uscita che in entrata, importante. Perché, e poi voglio vedere quanti ampere è questo affare qua, questo fusibile, perché ne voglio mettere uno un po' più debolozzo, che nel caso mi salvi un po' tutta la baracca, perché se fosse troppo forte potrebbe bruciarsi il microprocessore, che è questo, che non si sa che cavolo di microprocessore è, perché non c'è nessuna sigla, tanto per essere chiari, potrebbe essere un N555. Non si capisce neanche questo, poi sono tutte sigle cinesi, va a capire. Bene ragazzi, è tutto, adesso vediamo come funzionerà, poi sarà argomento di discussione del tempo. Un ciao a tutti, e come è logico, ormai sapete, abbiamo disabilitato tutti i video perché esiste sempre il deficiente. E allora io non voglio avere a che fare con discussioni, che ne ho già abbastanza di rogne, e per me è un hobby e tale deve essere trasmesso a chi mi segue, perciò non c'è nessun interesse e basta. Un saluto a tutti quanti, ciao e buona serata.